Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo canale. Questo è il mio primo video, quindi non so, spero che andrà a buon fine. Ho deciso di registrare qui all'aperto, guardate che bel posto, perché niente, mi ispira un po'. E volevo raccontarvi di una esperienza che ho avuto 2 anni fa come au pair. Quindi diciamo questo primo video sarà circa questa esperienza in Irlanda, in particolare in Irlanda, poi chissà in futuro potrei fare una nuova esperienza magari in Spagna per migliorare lo spagnolo, però 2 anni fa ho deciso di andare in Irlanda perché volevo migliorare l'inglese. Poi sono capitata in una famiglia in cui si parlava anche irlandese. Quindi sì, ho parlato ovviamente inglese, però sentivo spesso anche la famiglia che parlava con i bambini in irlandese, insomma, questa è la lingua che si parla in Irlanda come prima lingua, anche se però si sta un po' perdendo questa lingua. E ci sono alcune penisole, soprattutto verso l'Oceano Atlantico, in cui parlano solamente questa lingua, però è molto, molto raro ad oggi. Comunque, sono partita ad aprile 2019, dopo la laurea. Io ho fatto la triennale in mediazione linguistica a Macerata. E quindi insomma avrei voluto un po' cercare di parlare l'inglese anche se lo parlo da quando sono bambina. E ho visto, grazie ad alcune mie amiche, avevo visto questo sito che è Au Pair World e mi era piaciuto, quindi ho deciso di iscrivermi e di fare una descrizione di me stessa, di quello che sapevo fare, di quali lingue parlavo. E ho messo qualche foto di me, semplicemente scrivendo che questa sarebbe stata la mia esperienza. Dopo circa 2 settimane ho trovato la famiglia, anche se avrei potuto trovarla, diciamo, anche un po' prima, nel senso che poi ho valutato varie persone, poi ho deciso di scegliere questa famiglia qua. Però vi dico, c'è chi è riuscito a trovare una famiglia anche in 2 giorni. Mi sono forse un po' dilungata, però alla fine è andata bene lo stesso, più o meno. Adesso vi spiego. Comunque, ho parlato con la famiglia su Skype, mi era sembrata una famiglia molto carina. Hanno 3 figli, al tempo avevano 3 anni, 5 e 6, o 6 e 7, non mi ricordo adesso di preciso. Sì, erano 4, 6 e 7, quindi comunque tutti bambini abbastanza piccoli. E principalmente i miei compiti sarebbero stati appunto quello di controllare i bambini durante il pomeriggio, perché la mattina ovviamente andavano a scuola, visto che io sono partita ad aprile, quindi fino a luglio la scuola era presente. E poi dopo, a volte anche nel dopo cena, il fine settimana, perché magari i genitori uscivano con amici o altri parenti e i bambini rimanevano con me. Per quanto riguarda le pulizie di casa, so che alcune mie amiche, alcune au pair, hanno dovuto fare diverse pulizie, insomma, si sono adoperate per aiutare anche da questo punto di vista. Nel mio caso, fortunatamente non avevo molto da fare, sì, potevo passare la scopa, ma poi la famiglia aveva anche una ragazza che andava lì una volta ogni 2 settimane e puliva la casa da cima a fondo. Comunque, per le pulizie, oltre a questo, oltre alla cucina che doveva essere sempre pulita, poi sì, potevo pulire qualche volta le superfici, anche dei tavoli, di altre cose. Però non avevo molto da fare. Altri compiti, sì, c'era la lavatrice, stendere i panni. Loro non avevano asciugatrice, quindi comunque avevano l'appendino in casa. Che diciamo potrebbe essere un po' scomodo per l'umidità, però fortunatamente in Irlanda, anche se piove sempre, anche dentro casa si asciuga sempre tutto velocemente. Non mi chiedete perché. Queste diciamo erano le cose positive perché appunto non avevo molto da fare, il lavoro non era pesante,
dovevo, non so, altre cose, semplicemente magari portare fuori l'immondizia, ma la lasciavo davanti casa. Poi dopo, sapete, ci sono dei centri di raccolta, insomma, e passa la mattina il camion e la porta via. E con i bambini abbiamo fatto un sacco di attività. Io stavo principalmente con il bambino più piccolo, che aveva 4 anni. Quando sono arrivata ne aveva 3, poi dopo ho fatto 4 anni. E gli altri due invece tornavano un pochino più tardi nel pomeriggio. E con lui disegnavo molto, a lui piaceva molto disegnare, dipingere soprattutto, e colorare magari quei disegni prestampati, non so, potevamo cercarli su internet o trovare qualche libricino già prestampato e colorare. Coloravamo tutto il giorno praticamente. E con lui mi sono trovata molto bene perché poi mi ha insegnato anche molte cose, nonostante avesse solo 4 anni. Con i bambini così piccoli c'è sempre da imparare. Fortunatamente non era troppo piccolo da non riuscire ad insegnarmi nulla, perché in alcuni casi magari alcune mie amiche au pair hanno deciso di andare in una famiglia in cui il bambino era appena nato. E ovviamente se hai solo un bambino e stai tutto il giorno con lui, non ci sono i genitori, no, non parlerai con nessuno, quindi se la tua, come dire, la tua idea era quella di parlare in inglese, in questo caso non si poteva, perché ovviamente con un neonato non c'erano possibilità. Invece nel mio caso anche un bambino di 4 anni era molto, diciamo, tra virgolette, utile, perché ti correggeva qualsiasi errore, anche in maniera un po' saccente a volte, però io ero sempre molto contenta. Anzi, io all'inizio, quando sono arrivata ai bambini, gli ho detto proprio: voi correggetemi qualsiasi errore, mi dite sempre quale errore faccio, me lo ripetete, io assolutamente non mi offendo, anzi sono molto molto contenta. E quindi il bambino mi spiegava, magari mi diceva: guarda, hai detto una cosa che sì, si dice, ma non è proprio esatto, no? Devo dire, con lui mi trovavo molto bene. E poi gli leggevo anche spesso dei libriccini, delle favole anche la sera. E lui era molto appassionato di animali, quindi conosceva praticamente tutto il regno animale. Addirittura il suo animale preferito era il cincillà, quindi capite, era un bambino che che aveva solo 4 anni, sapeva molto 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 di animali e di tutto il regno animale, insomma. Con gli altri fratelli, quindi con la bambina e il bambino più grande, avevo appunto molto di meno da fare, però sì, anche con loro ci stavo parecchio. Il bambino più grande, nonostante fosse il più adulto dei tre, era un po' più capriccioso, secondo me, perché soffriva un po' la gelosia degli altri due, però era anche il più calmo. Quindi alternava momenti in cui urlava e piangeva fortissimo ad altri momenti in cui riusciva a stare anche da solo nel senso, magari ovviamente c'ero io, però stava a guardare la televisione o poco più in là rispetto a me, io lo scrutavo, però stava tranquillo anche senza che io stessi proprio lì attaccata a sorvegliarlo. E leggeva molto, leggeva a tutte le ore, la sera leggeva anche un'ora e mezza, quindi era molto bravo da questo punto di vista. Però ecco, quando cominciava magari verso le 6:30, che era molto stanco dopo cena, urlava a tutto spiano, a più non posso. E probabilmente perché voleva delle attenzioni da parte dei genitori che purtroppo non riceveva. La bambina invece era molto rabbiosa e assomigliava un po' alla madre. La madre non era proprio, non mi è piaciuta molto come persona e nemmeno come host mom, insomma. E il padre invece era molto più alla mano, una persona molto più aperta. La madre, diciamo, me ne ha combinate un po' di tutti i colori, però mi è servito comunque per capire che un'esperienza del genere ed è sempre importante, sempre utile, formativa, non solo dal punto di vista dell'inglese, anche se avrei potuto imparare molto di più.
Però, diciamo, quando sei calato in una situazione di quotidianità, qualcosa impari sempre alla fine. Per chi parte da un livello molto più basso di inglese, io questa esperienza del fare l'au pair la consiglio vivamente. Per chi parte già a un livello un po' più alto, tipo chi ha un C1 o un C2, magari per imparare la lingua non tanto, magari preferite, non so, un internship, quindi uno stage all'estero in un'azienda in cui fanno fare qualcosa di più specifico, in cui i termini utilizzati siano magari più specialistici. Io ho studiato mediazione linguistica, quindi speravo un po' in questo. In realtà poi, stando in casa, sì, ovviamente impari sempre, sempre qualcosa che magari non sai quando parti dall'Italia, non è detto che sai tutto. Però, ecco, se fossi andata in un'azienda, forse avrei imparato dei termini più specialistici che poi mi sarebbero serviti per la magistrale, sempre. Io adesso sto studiando per diventare un giorno interprete e traduttore. Speriamo. Però sì, l'esperienza au pair, per quanto riguarda la mia esperienza, comunque è stata positiva, anche se ci sono state molte note negative, di cui vi parlerò magari un'altra volta, per non starvi ad annoiare. Vi parlerò anche dei viaggi che ho fatto in questi 3 mesi e delle ragazze che ho incontrato, italiane, spagnole, e in Irlanda poi è pieno di au pair, ogni famiglia ne ha praticamente una e circolano continuamente, perché poi le au pair stanno, diciamo, minimo 6-7 mesi, fino ad alcune che stanno fino a 2 anni. Io sono stata solo 3 mesi, però c'è chi sta anche di meno, c'è chi fa l'au pair solo per l'estate, per un mese o al massimo 2. E a me è andata bene, diciamo, per 3 mesi, perché poi dovevo tornare per fare un test per entrare alla magistrale e sono tornata a luglio e poi ad agosto ho studiato, a settembre ho fatto il test per entrare alla magistrale, sempre a Macerata. E niente, per questo, diciamo, per questo primo episodio riguardante l'esperienza au pair è tutto. Se vi va di scrivermi nei commenti, se vi va di sapere qualcosa in più, assolutamente scrivetemi qua sotto e vi lascio. Buona serata a tutti. Ciao!